Allora, la mostra è un'idea che è nata qualche anno fa dal fatto che ci sono molte storie che riguardano Jordan, però ci sono anche tante storie legate a quello che lui ha indossato durante la sua carriera, soprattutto nei primi anni, quando era all'high school e all'università, e che sono poco conosciute, diciamo, sono segrete, quasi limitate molto agli appassionati o ai malati, diciamo, di questo mondo come me. Quindi mi è venuta l'idea di esporre i pezzi più rappresentativi legati proprio a questa cosa, per cercare di far capire anche alle generazioni che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare e che magari tuttora, 20 anni di distanza, ancora comprano le sue scarpe, che cosa veramente ha usato, che cosa era veramente in campo, e collegare a quest'idea anche la possibilità di esporre almeno una decina di scarpe realmente usate da lui in partite che sono diventate ormai quasi storia per l'NBA, partite in cui ha fatto canestri rimasti un po' nell'immaginario di tutti. È una città come Bologna che vive di passione per il basket, ti ha aiutato a riuscire a fare una mostra del genere? Ma io devo dire che la città, diciamo che se dobbiamo indicare la città nello spazio in cui l'abbiamo voluto fare, quindi qui a Palazzo Renzi, devo dire che l'idea è nata subito da me di farlo qui, perché era il posto più rappresentativo possibile, e devo dire che da parte del comune e di chi mi ha dato la possibilità di utilizzare questo spazio, dandomi insomma le vie più agevoli per arrivarci, devo dire che ho avuto l'assistenza necessaria. Tutto quello che potevano darmi mi è stato dato, l'assistenza è stata incredibile, e soprattutto spero che sia una cosa che anche per il comune stesso, che so promuovere sempre cose nuove, nuove idee per cercare di accattivarsi anche una fascia di età più giovane rispetto magari alle classiche cose più convenzionali. Spero che sia d'aiuto, perché credo che sia davvero di interesse ampio, dai ragazzi di 15 anni fino a, penso, persone di 50 anni che hanno veramente vissuto quel periodo in pieno. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi, grazie a voi.